Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati, bentornati. Se è la prima volta, benvenuti nel canale di Milan Insight. Oggi siamo qui ragazzi per le pagelle di Atalanta Milan, ieri l'analisi. Oggi quello che di solito piace fare, attrae tanto i voti, le pagelle, analizzando le prestazioni dei singoli giocatori. Prima di cominciare però vi ricordo gentilmente di lasciare un like al video, iscrivetevi al canale, commentate pure qui sotto se vi trovate o meno con le pagelle e venite a seguire AC Milan Inside dappertutto, su tutti i social e sul sito. Bellissimo, meraviglioso e sempre aggiornato con le ultime notizie. www.acmilaninside.com. Oh, partiamo subito, l'analisi l'abbiamo fatta ieri. Scusate, manca quel rosso da De Boer, però vabbè, ormai è andata. Allora, Maignan, voto 6, su gol non può nulla perché la palla viene deviata in maniera netta, in maniera irreparabile. Da Kalulu lo spiazza, non può farci niente. Bravo sul secondo tiro in porta dell'Atalanta con quel colpo di testa di Pasalic nel secondo tempo. Per il resto non deve fare granché altro. 6 di normale amministrazione. Calabria, voto 6 e mezzo. Mi è piaciuto Davide. Mi è piaciuto il capitano più in fase difensiva che offensiva. Davanti si è visto un po' pochino, a dire la verità, però dietro Mele non l'ha saltato praticamente mai. Qualcuno potrebbe dire che il gol arriva dalla sua zona, o meglio, il passaggio di Mele arriva dalla sua zona. Sì, però è vero che tutta l'azione deriva da un traversone dove Calabria aveva stretto al centro, insomma, non ha colpe. Quindi, ripeto, 6,5 per Calabria. 6 per Kalulu e gli do un mezzo voto in meno per quel colpo di testa che poteva gestire meglio, a mio modo di vedere. Gli manca un po' quella caratteristica del difensore centrale dell'essere pericoloso pure davanti. Anche nel primo tempo, sull'ultima azione, c'è un calcio d'angolo dove lui stacca, però non la prende benissimo. Ecco, se proprio vogliamo trovare un qualcosa da migliorare velocemente e necessariamente, è la pericolosità sui calci d'angolo a favore. Difensivamente non concede granché a Zapata, lo giostra bene insieme a Tomori. Anche lui 6, difensivamente per il Milan non è stata una partita, diciamo una difficoltosa, ecco, mettiamola così. Per la difesa del Milan c'è stata una normale amministrazione, a parte, ripeto, il gol, un paio di contropiedi, però. Quindi Tomori anche un 6, mi verrebbe da dire quasi politico. Comunque c'è l'importanza di aver limitato insieme a Kalulu Zapata e quindi già è tanto. Teo Hernandez. Allora, cerco di fare un annuncio ufficiale sperando che arrivi al diretto interessato o comunque sia a chi di dovere. Teo, basta, basta. Prendi più cartellini gialli per litigi, per reazioni che per i falli. Basta. Impara a fregartene. Non voglio dire cresci perché ognuno, diciamo, cresce, diciamo, quando insomma, a suo modo, ecco. Però basta prendere cartellini gialli per fesserie, per piccolezze. Che necessità c'era di litigare con quello? Poi non è che dice, me, una volta tanto. Basta, basta. Detto questo, al di là di tutto ciò, la tua prestazione è stata pure buona, 6,5 tranquillamente.
Il traversone nel primo tempo per Messias, un paio di sgroppate che hanno messo a pressione la difesa dell'Atalanta, presenza costante sull'auto di sinistra. Però, caratterialmente, regoliamoci un attimino. Bennacer, voto 7. Si vede che al momento è il centrocampista più in palla. Regia, ossigeno, lucidità nella manovra e poi il gol che deriva da un'azione dove sempre lui aveva tirato. Musso respinge, palla che sembra andare in calcio d'angolo, invece no, sbatte la bandierina. Bravo Salemakers a crederci ed essere veloce nel ripassarla a Bennacer, che col sinistro tiro a giro sul secondo palo, legno gol. Bravo Bennacer, ci aspettiamo una grande stagione da te, Bennacer. Tonali, mi dispiace, però gli devo dare un'insufficienza. 5 e mezzo per Tonali, che seppur in mezzo al campo garantisce la solita presenza, però ha sul groppone due sbagli. Quello su gol di Malinowski, non esce repentinamente a coprire. È l'occasione nel secondo tempo. Non può essere così, non può andare così morbido, deve essere più cattivo. Veniamo alla tre quarti. Da chi partiamo? Hanno fatto tutti e tre male. Leao, Diaz e Messias. Leao perché praticamente assente. 5 e mezzo anche lui, ma insomma. Sì, ha un lampo di genio. Partita molto simile a quella dell'Udinese, praticamente quasi irritante e assente in tutta la partita, con un lampo che quasi era gol. 5 e mezzo solo per quel lampo. Diaz, dopo la buona prova con l'Udinese, toppa quella con l'Atalanta. Non mi ricordo sinceramente un'azione dove si sia notato. Davvero poca roba contro l'Atalanta. Voto 5 per lui. Messias. Se continua così diventerà il mio incubo. Allora, voto 5, ma non per altro. Io capisco la voglia eventualmente di segnare, il fatto che tu sei un attaccante, hai un po' l'istinto del gol, tutto quello che vuoi. Però, a parte che non è mai saltato l'uomo, e vabbè, però sull'occasione del primo tempo non puoi non vedere Tonali da solo a porta vuota invece di tirare una ciofeca ciabattata penosa. Non puoi. Se giochi in Serie A non puoi. Mi dispiace. È anche magari facile parlare da qui, però non puoi commettere quell'errore. Rebic, 5 e mezzo anche per lui. 5 e mezzo anche per lui. All'inizio non parte nemmeno male perché veniva a giocare, apriva degli spazi dove si inserivano Leao, Teo, Tonali, però poi pian piano si perde. Anche per lui un po' come Diaz dopo la buona prestazione con l'Udinese, però sappiamo che insomma di Rebic c'è un po' questa costante di discontinuità. Per quanto riguarda i cambi, allora, sono entrati prima Giroud e De Ketelaere. De Ketelaere bene in mezzo al campo dove non perde mai palle grazie alle sue lunghe leve. Bellissimo il pallone per Tonali. Poi si perde un po' nella morsa del forcing perché piuttosto si preferisce crossare in mezzo e palla lunga. Però a me 6 e mezzo glielo do. Per me 6 e mezzo glielo do. Giroud 5 e mezzo, lo vedo un po' indietro di condizione, sinceramente, e capisco il motivo per cui sta giocando Rebic, però c'è bisogno del suo ritorno ai ritmi e alle prestazioni a cui ci aveva abituato. 5 e mezzo per lui, mentre Aurighi gli do 6 perché l'ho visto un po' bello pimpante che veniva a cercare lo scambio. E ci stava anche regalando il gol vittoria se non fosse stato per l'intervento di Jim City. L'aveva fatta bella quella giocata lì.
Veramente, veramente bella. Selemaker Cissé in mezzo, anche lui è entrato bene, è colui che ci crede sul gol andando a recuperare il pallone sbattuto vicino alla bandierina, mentre per quanto riguarda Florenzi, senza voto. Al mister gli do un 6 e mezzo perché era facile perdere la testa, invece il Milan è andato a Bergamo a dominare, a meritare la vittoria che purtroppo non è arrivata e mi sono piaciuti anche i cambi. Sintomo che voleva vincerla. Questo è quanto, ragazzi. Ditemi qui sotto cosa ne pensate. Vi ringrazio per l'attenzione. Vi ricordo like, iscrizione, tutti i social di Milan Inside, il sito www.acmilaninside.com. Io vi ringrazio, vi saluto e ai prossimi appuntamenti di Milan Inside. Ciao e sempre forza Milan.